Come ti chiami? Luca Ruzza. Luca Ruzza. Ruzza. Sì. Di dove sei? Caserta. Accipicchia. Ti ho portato anche una cosina, però te la do dopo. Se siamo già in diretta, non lo so. Non è diretta, ma registriamo. Puoi darmela anche adesso. Io te la do perché so quanto ci tenevi. E non lo conoscevo personalmente, però questa è una grafica che ho fatto io a lui. Conosco Mimì Ciaramella e da questa grafica qui ho avuto un bel grazie da Fausto. Te l'ho portata perché un po' anche il contesto che adesso ti presento ha un qualcosina a che fare anche con la storia e l'amicizia che avevi con Fausto. Quindi perciò ti ho detto fuori dalla diretta che non c'entra niente. Cosa mi fai ascoltare allora? Allora, io ero anche un po' indeciso nel dire cosa faccio ascoltare a Red. Allora, io giovedì stavo a Roma, sì, e ho saputo di questa notizia grazie alla tua diretta, cioè grazie, è una cosa bruttissima dire grazie, però sì, abbiamo saputo noi casertani, stando a Roma, di questa notizia dalla tua diretta, e quindi siamo arrivati su un palco abbastanza pietrificati, cioè non sapevamo nemmeno noi cosa fare. E abbiamo fatto una dedica. Io nel mio album ho anche dedicato una canzone a un mio carissimo amico, che non c'è più, anche lui chitarrista, ed è lui che ha dato il là a tante cose. È andato il là proprio a suonare, a imparare a suonare la chitarra e poi dopo lo sprono di credere sempre in me stesso e portare avanti un discorso chiamato Solo in Peace. E a questo ti lascio anche l'album e ti do la pennetta, in modo che facciamo anche tu. Dammi la pennetta. Questo qua è l'album. Sì. Luca Ruzza, Soul in Peace. Tutto autoprodotto, dalle copertine alle foto a tutto quello che sia. Sì. E quindi mi fai ascoltare? Allora, adesso ti faccio ascoltare quello che ho fatto come dedica a Fausto davanti a tutti i romani e che hanno risposto con un caloroso applauso, ed è Cammino di Notte, proprio augurando un giusto cammino a Fausto. Ok. Questo te lo faccio in acustico. Poi ti dico, sono un po' tremante quando va. Vai tranquillo. Ok. Se mi capita di guardare la notte, ne resto affascinato attraverso le luci calde della città. Ehi, sento la voce del silenzio dentro, che nella notte ha solo fruscio. Tutto sembra fermarsi con il tempo e tu resti fermo a guardarti dentro e senti solo il tuo respiro. Forse è la semplice pace che intorno a te. Aria, profumi di puro, senza più un caos, ma solo illusione temporale. Ehi, cammino di notte, da solo, tra le fantasie e pensieri di un sogno che realizzi me, e guardo il cielo, mi sento fermo, solo davanti a un sogno che conduco notte, cammini dentro me sperando che domani sia roseo per me, che tutto, 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 tutto. Sorrida me, sorrida me. E mi fermo qui. Questa continuava, però vado a dilungare moltissimo.
mi... Cosa mi vuoi far ascoltare dalla pennetta? Cioè, quindi arrangiato? Allora, dalla pendrive, io ero indeciso perché ho un pezzo che è proprio quello lì, Nuovo Giorno Infinito, che è dedicato al mio carissimo amico Alessandro Giordano. Ed è scritta insieme ad un altro cantante, che era il cantante dei Drifting, che suonava con lui fino a, a poco prima che venisse a mancare Alessandro. Ed è Nuovo Giorno Infinito. Quindi vorrei farti ascoltare questa performance, anche se inizialmente non è cantata da me, io vado in ritornello a dargli una forza. Tu hai intro molto lunghe, se devi accorciarle. Se vanno entrambe, hai una produzione che penalizza moltissimo la voce. Questo lo so. Io ti dico anche come è stato registrato, perché questo qua non lo volevo creare come bigliettino da visita, nel senso dargli un qualcosa per farmi ascoltare. Questo. L'importante è che tu lo sappia. No, questo lo so, sono cosciente di tutto. Fai... L'importante è che tu suoni dal vivo, stai suonando sì, dal vivo. Sì, tantissimo anche, cioè soprattutto a Roma, che in Campania è un po' difficile purtroppo, e abbiamo una scena musicale che penso ti abbia raccontato anche Fausto, che purtroppo danno poco spazio alle band emergenti, quindi noi dobbiamo andare fuori. Per forza. Però secondo me la dovete fare nel vostro territorio e dovete cambiare nel vostro territorio le cose. Sì. Infatti stiamo cercando anche di vedere con altri artisti emergenti di fare proprio una grande associazione, quindi gran gruppo per fare. Per ora dimentichi dei dischi, tanto i dischi, cioè li fai, no, ma però è importante fare live, bravo. Anche perché maturiamo tantissimo, io ho maturato anche tanto con il Grammy, perché con me ci sono turnisti, quindi adesso stiamo andando anche a un qualcosina perfetto, un po' più spinto, diciamo. Infatti live i pezzi cambiano ulteriormente perché si matura e si va. Certo. Ok. Allora io ti ringrazio. Io ringrazio te perché veramente è un grandissimo piacere. Grazie anche per l'omaggio a Fausto. Va benissimo.